Ok ragazzi, siete un attivista pro palestina come chef Rubio o uno dei tanti attivisti che in che frequentano X, ex Twitter. Ed avete un'idea abbastanza particolare del diritto d'opinione. Ebbene, a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, ormai lo conosciamo tutti. È un ex giocatore di rugby, il quale, raggiunta l'età della pensione, e cioè credo i 30-40 anni, si è riciclato come cuoco. Nel 2010 si è diplomato in scefferia internazionale con Gualtiero Marchesi. E ha iniziato a preparare manicaretti a destra e a sinistra fino a quando, nel 2013, è stato ingaggiato da D-Max per presentare un programma televisivo chiamato Unti e Bisunti. Questo programma era relativamente interessante e unico nel suo genere perché, a differenza dei vari Masterchef, era incentrato sullo street food. E Rubio come cuoco di strada era perfetto, aveva la presenza scenica necessaria. Per farla breve, Unti e Bisunti diventa un programma iconico e di conseguenza anche Chef Rubio diventa famosissimo e iconico. E in linea di massima il pubblico lo percepisce come un eroe un pochino rude ma certamente positivo al punto tale da riuscire a diventare testimonial di Amnesty International fra il 2016 e il 2018. Nel maggio di quest'anno infatti proferisce all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli delle frasi che secondo l'ONG suonano alquanto misogene. E quindi questa associazione, che all'epoca aveva ancora un'immagine da difendere, perché non aveva ancora iniziato a giustificare le azioni russe nel Donbass e nell'Ucraina, decide di interrompere la collaborazione con Chef Rubio. E qui ragazzi Amnesty ci ha visto lungo. Perché Chef Rubio, una volta persa la possibilità di sponsorizzare Amnesty International, ha iniziato a sponsorizzare i palestinesi a loro insaputa. O meglio, ha certamente iniziato a fare quello che fanno tutti gli attivisti da tastiera: iniziano a difendere una causa sparlando degli eterni avversari dei palestinesi. Nel 2019, per esempio, Rubio viene indagato per istigazione all'odio razziale perché afferma che tutti gli ebrei sono esseri abominevoli. Ma dato che ingiuriare e ledere l'onore e la reputazione di comuni appartenenti a una minoranza etnica e religiosa non dà più di tanta soddisfazione, dopo diverse volte che lo fai e ti ci abitui, il nostro antieroe decide di fare un salto di qualità. Nel dicembre del 2022 ingaggia un vergognoso duello verbale, niente po', po di meno che contro l'onorevole Liliana Segre. Il nostro antieroe descrive l'onorevole Segre come se fosse una sadica e chiosa mettendo come hashtag. Auschwitz, che schifo! Lasciando intendere, o perlomeno questa è una delle interpretazioni, che la Segre sia come gli aguzzini di Auschwitz. L'onorevole Segre, come potete facilmente immaginare, ha una leggerissima idiosincrasia nei confronti dei campi di concentramento e quindi querela immediatamente chef Rubio. Non sappiamo che cosa sia accaduto a questo procedimento. A occhio direi che trattandosi di un procedimento su Roma iscritto nel dicembre o nei primi mesi del 2023 sarà ancora sulla scrivania, ma che dico sulla scrivania, nello scaffale di qualche ufficiale di polizia giudiziaria. Però, insomma, parere mio. Fatto è che Chef Rubio naturalmente non si ferma qui. Resta più o meno a livello di guardia fino al 7 ottobre 2023 e poi rompe nuovamente gli argini, ma li rompe in grande stile anche all'avvocato Iuri Maria Prado, il quale a mia differenza sembra prendere i diffamatori seriali in maniera tremendamente seria e soprattutto professionale. L'avvocato Iuri Maria Prado si attiva sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo civile. Sotto il profilo penale fa le querele che deve fare per la diffamazione, per l'istigazione all'odio eccetera eccetera, sotto il profilo civile chiede invece un provvedimento cautelare in via d'urgenza. Questo provvedimento cautelare è stato concesso a memoria mia, non voglio mancare di rispetto a nessuno, almeno tre o quattro volte negli ultimi mesi. E il Tribunale di Roma ha sempre condannato Chef Rubio a rimuovere i post che ledono ovviamente la dignità, l'onore, il decoro o che diffondono contenuti d'odio. E a pubblicare in tutti i casi, tranne che nell'ultimo, la stessa ordinanza del tribunale. All'inizio chef Rubio ci ha riso su e dice: ah ah, Guarda il giudice che mi pone! E mi fa togliere il post con cui offendo una determinata minoranza slash etnia, ma devo incollare l'ordinanza in cui sono riportate le mie offese. Ah 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 ah. Poi gli occhi calano inevitabilmente sulle ultime righe, quelle che dicono che Chef Rubio è stato condannato a rimborsare le spese legali, nella misura mediamente a seconda dei procedimenti di 3.500 euro a botta. E Chef Rubio non è che si dà una limitata sugli interventi di un certo tipo. Interventi che a occhi e croce sono anche illegali, sono contralegge. In Italia non puoi istigare qualcuno all'odio, no, non lo puoi fare. E chiaramente anche se teoricamente tu odi un governo non puoi automaticamente considerare un intero popolo al pari di assassini, bippatori e quello che vuoi, non funziona così, quella istigazione all'odio non è una critica sana al comportamento di un governo. Comunque sia, chef Rubio è lento di riflessi e si becca a memoria almeno altre due o tre provvedimenti d'urgenza. A un certo punto, arriviamo più o meno al presente, 4-5 giorni fa, quando pubblicherò questo video, eh, chef Rubio viene condannato per l'ennesima volta a rimborsare un danno all'Associazione 7 Ottobre descritta da Chef Rubio ovviamente come il peggio del peggio del peggio e con termini che non posso neanche pensare perché sennò il supremo algoritmo giustamente mi fulmina. E il provvedimento naturalmente è interessante perché al di là del fatto che Chef Rubio deve del vil denaro all'avvocato Yuri Maria Prado e eventualmente all'associazione che ha diffamato, Uh, il provvedimento è interessante perché prevede l'obbligo in capo a chef Rubio di astenersi dal pubblicare contenuti simili a quello che l'hanno fatto condannare. Ogni violazione viene punita più o meno in automatico con 500-600 euro. Di risarcimento del danno per ogni singola violazione. E naturalmente anche i post diffamatori, i tweet diffamatori devono essere rimossi. Se non vengono rimossi, anche qui, per ogni giorno per in cui restano in circolazione, per volontà di Chef Rubio, chiaramente non se qualcuno li riprende, li copia incolla e li screenshotta. Chef Rubio deve rimborsare altri 500 euro al giorno. E a questo punto i fan di chef Rubio realizzano che il loro eroe sta combattendo questa battaglia sanguinosa, ma soprattutto costosa, tutto solo soletto. E dicono wow, perché non facciamo una raccolta fondi così perlomeno Rubio può pagarsi un avvocato? Perché Rubio dice no, no, ragazzi, io sono adulto, ho una famiglia alle spalle che può pagare i miei conti, però grazie. E così nasce l'idea di finanziare la difesa di Chef Rubio, che si sta macchiando chiaramente di delitti d'odio, eh, mediante un crowdfunding. Ora, non è per ripetermi, ma come potete immaginare ci sono alcune controindicazioni non esattamente da poco, perché nella motivazione della raccolta fondi, Ifano o comunque chi organizza questa roba qui ci mette a difendere il chef rubio che deve avere il diritto di ingiuriare una minoranza etnica e religiosa non lo scrivono esattamente in questi termini, ma il senso è questo. E così la prima piattaforma di crowdfunding a cui si rivolgono GoFundMe, che poi è la stessa utilizzata da Fedez e dalla Ferragni durante il Covid 19, dice "Beh, sai che c'è con questa raccolta fondi, a me sembra che violi le mie linee guida, quindi te la blocco". Ora, dato che le persone che normalmente non sono in grado di rispettare altre persone hanno qualche problema a livello cognitivo, cioè le persone che si fanno coinvolgere troppo e soprattutto credono a un certo tipo di propaganda non sono in grado di leggersi i testi come fanno le persone che invece quel tipo di informazione la valutano seriamente e criticamente. Dicono ehi guarda, ci hanno scambiato per terroristi e se la prendono con i poteri forti. Con quella stessa minoranza che secondo loro tutto controlla dall'ombra. Perché pare che per fare queste donazioni devi utilizzare la carta di credito. E come sapete, quella minoranza nella leggenda metropolitana domina tutte le carte di credito. E non solo quelle. Quindi, bloccata la prima raccolta fondi, i fan provano ad aprirne un'altra, ma anche in questo caso, dopo poche ore, iniziano ad arrivare una marea di segnalazioni alla piattaforma. Sì, anch'io ho messo la mia nel mio piccolo: e questa seconda piattaforma blocca a sua volta la raccolta fondi per la difesa di Rubio. E la cosa divertente è che anche questa volta i fan di Rubio non sono riusciti a capire perché la piattaforma ha bloccato la loro iniziativa. Anche qui dicono: Ehi, ci hanno scambiato per bippisti. No, in realtà no, non vi hanno scambiato per bippisti. La risposta molto banale è che Chef Rubio sta diffondendo odio e. In queste piattaforme è vietato sostenere persone che diffondono odio. È semplicissimo. E naturalmente se fra gli spettatori ci fosse qualche propal, la mia risposta è no, non è assolutamente un problema di democrazia, perché tu sei sì libero di esprimere la tua opinione, ma ci sono dei limiti, ok? Essere liberi non vuol dire poter fare tutto quello che si vuole, come si vuole, quando si vuole. Quella più o meno è anarchia oppure è la legge della giungla. Sei più grande e grosso, puoi fare tutto quello che vuoi. In una civiltà le cose funzionano diversamente. Tu sei libero di fare tutto quello che vuoi, ma la tua libertà ha dei limiti e questi limiti di solito li trovi dove inizia la libertà degli altri. Tu sei libero di esprimere la tua opinione, sei libero di criticare un governo, sei naturalmente libero di criticare più o meno aspramente le altre persone, ma non le puoi ingiuriare, non puoi ledere la loro reputazione, il loro onore, non puoi deumanizzarle, questo termine nelle ultime 48 ore sta andando fortissimo, non puoi deumanizzarle, quindi non puoi dire che una certa popolazione è costituita da mostri, assassini, eccetera, eccetera. Questo tra l'altro è anche un vero e proprio crimine d'odio che viene represso dalla legge Mancino. Quindi no, non c'è assolutamente nulla di strano. Qui siamo di fronte a un gruppo di persone, capitanate dallo chef Rubio, che peraltro era capitano di rugby se non sbaglio da giovane che non capiscono qual è il loro limite, non capiscono che devono portare rispetto verso gli altri, non capiscono che tu puoi sì criticare gli altri, ma devi farlo con continenza e soprattutto devi contestare dei fatti che sono veri per quanto è ragionevole ritenerlo mentre qui siamo letteralmente al dileggio pure semplice. Chef Rubio insulta per insultare e non c'è nessuna causa di giustificazione. Ve lo dice una persona che qualche procedimento lo ha affrontato con più che dignitosamente. Tu puoi criticare qualcuno, ma devi farlo prima di tutto in rapporto a qualcosa che interessa a tutti. Due, ci deve essere un rapporto di continenza. Intendo dire, io posso criticare un collega perché fa una cosa che non mi piace, descrivo per quale motivo quella cosa secondo me è sbagliata. Nessuno mi può dire nulla se lo faccio con rispetto e con la giusta misura. Chiaramente se mi trovo di fronte a un tizio che elimina 40 bambini posso andarci giù ben più pesante rispetto al poveraccio che ha sbagliato a compilare la dichiarazione dei redditi ed è braccato dal fisco. Ok? Ci sono pochissime regole basi che devono essere rispettate, sventuratamente, chef Rubio e molti come lui li violano in continuazione. Poi è chiaro, naturalmente, che queste piattaforme non favoriscono il compimento di reati, in alcune legislazioni potrebbero essere tacciati anche di favoreggiamento vero e proprio e quindi essere processati e condannati, quindi è normale che tutte le attività collegate ad attività criminali, anche se non direttamente correlate, vengono viste malissimo. Se tu fai una raccolta fondi dicendo voglio aiutare la difesa di Rubio affinché possa dire cose brutte e cattive sull'avvocato Catania, è chiaro che la piattaforma ti ferma, ti deve fermare. Non c'è assolutamente nessun complotto. Qui siamo di fronte, semmai, a delle persone che devono imparare a rapportarsi civilmente con gli altri. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, perché diciamo ce lo sono piuttosto particolari, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Se siete miliardari o dovete ricevere un risarcimento da anni... Da parte di Rubio valutate anche l'opportunità di diventare un Patreon e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso. Se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e certamente eventuale, potreste ritrovarvi a prendere del cibo da una bancarella di strada curata proprio da Chef Rubio. E Chef Rubio potrebbe ricordarsi che avete visto questo video dell'Avvocato Catania. Fate voi! Io vi ho avvisati, come sempre grazie di tutto per tutto e a presto!